sostenibilità, cambiamento e ripartenza in tutte le sue forme. E noi oggi ne parliamo insieme ad Armando Di Ruzza, Event Manager di Fiera Cavalli. Ciao Armando, benvenuto. Grazie, buongiorno, bentrovati. Partiamo dalla sostenibilità, Armando. A Verona state pensando ad un turismo più sostenibile, anche dal punto di vista ambientale. Una sorta di ipovia urbana, è così? Allora, grazie a una collaborazione in essere col Comune di Verona, che poi rappresenta anche la proprietà di Verona Fiera, larga parte della proprietà di Verona Fiera, c'è la possibilità di visitare Verona in una nuova chiave, cioè a cavallo. A cavallo cosa vuol dire? Ci saranno vari percorsi che partono da cavalieri neofiti piuttosto che poi cavalieri esperti, che avranno la possibilità di percorrere dalle mura austriache che circondano la città fino alle parti più alte, che sono le Torricelle, che sono queste colline a nord di Verona, in modo da poter avere un'ottica diversa e un nuovo tipo di turismo, soprattutto sostenibile e più stanziale rispetto a un turismo mordi e fuggi che non accresce il valore della città, ma molte volte può inflazionare il centro storico e non dare quel qualcosa in più. Armando, qual è secondo te, visto che ci vivi tutti i giorni a contatto con il cavallo, il plus, quel qualcosa in più, una posizione privilegiata, insomma, di vedere in questo caso una città, ma in generale possiamo dire tutto il mondo, dagli occhi di un cavallo? Ma sai, allora intanto cambi il punto di vista perché sei in una posizione fisica diversa, no? Quindi è da provare, è una sensazione da provare. E poi è una visita in compagnia con la possibilità di condividere il paesaggio e rimanendo concentrati rispetto a quello che si fa, contempla amore per l'essere che ti sta accompagnando in questa visita. Quindi è un amico con cui condividere un prezioso silenzio che è contemplazione. In un mondo che vive di immagini, di continua informazione, di continui recap, di continue attività, trovi anche una modalità per ritornare ad essere, diciamo, a contatto con la natura e a viverlo con un amico con cui non hai per forza bisogno di parlare. Dalla sostenibilità alla ripartenza. Quest'anno è l'anno della ripartenza con il ritorno in presenza di Fiera Cavalli. Quali sono gli appuntamenti di Fiera Cavalli? Gli appuntamenti sono tantissimi. Elencarli tutti sarebbe difficile. Infatti vi invito a visitare il nostro sito che è www.fieracavalli.it perché sono due fine settimana diversi con un unico fattore comune, il cavallo. Nel primo fine settimana l'evento clou è la Fay World Cup, quindi la tappa indoor di salto ostacoli, la Longines Fay World Cup che si svolge ormai da 20 anni a Verona. Siamo uno dei comitati organizzatori più vecchi della tappa indoor di salto ostacoli, per poi tutte le gare della federazione. La grande collaborazione che ha contraddistinto questa edizione con la Federazione Italiana Sport Equestri, con l'avvocato Di Paola, è una collaborazione che entra nello sport, ma soprattutto fa cross sul sociale, fa cross sull'inclusione, fa cross sul green, sull'attenzione, sulla sostenibilità. Il secondo fine settimana ha un'inclinazione più allevatoriale, più quello che è la Fiera Cavalli storica. All'interno del secondo fine settimana abbiamo il campionato europeo di cavallo arabo, che è uno show morfologico. Quindi sono cavalli che non vengono montati, vengono soltanto giudicati per la loro bellezza e il loro standing da una giuria. Sono i migliori d'Europa. Arrivano qua da una selezione molto forte che è stata fatta e quindi è un ulteriore fiore all'occhiello. Mi hai parlato del cavallo arabo, io mi sono documentata e so che è il più antico, è vero? Esattamente, c'è uno studio dell'Università di Perugia che certifica il fatto che in ogni equide c'è una piccola traccia di cavallo arabo. Questo a testimonianza di quello che mi stai dicendo tu, cioè che il cavallo arabo è in assoluto il più antico. Ha delle caratteristiche peculiari molto forti, la resistenza, la velocità che lo rendono unico e ha un aspetto molto particolare per cui si fa amare, cioè questa fisicità molto elegante, molto sottile, molto bella per poi la forza che può esprimere. Il mio preferito anche per zona di appartenenza è il TPR. Tiro pesante rapido sono quei cavalli, no? Quei cavalloni. Chi come me guardava i cartoni animati vedeva quei cavalli lì. Sono cavalli maestosi, molto forti, ma sono tutti bellissimi. Hanno tutti delle caratteristiche particolari, pure il PRE, il cavallo spagnolo. Hanno tutti una peculiarità per cui diventano unici, trovano comunque un posto nel tuo io per cui hai dei tratti di rispondenza al tipo di cavallo, no? Io forse mi sento più TPR perché sono mediamente tranquillo.
Da sempre Fiera Cavalli si impegna con tantissime attività sociali che includono anche ragazzi disabili o ad esempio i detenuti al carcere di Verona. Possiamo dire che sono anche loro dei cavalieri? Certo, noi vediamo nel cavallo anche un inclusore, no? È una naturale inclinazione del cavallo di includere socialmente qualcuno. Quindi abbiamo utilizzato il cavallo e la sua forza per portare un messaggio di inclusione. Parlavi del carcere di Verona, stiamo formando professionalmente delle persone nel nostro mondo che possano poi trovare una professione nel loro mondo e dall'altra parte scontare una pena in maniera attiva, quindi attivarsi rispetto a doversi destinare a un'attività specifica che sono varie. D'inverso, l'autismo è un progetto scientifico che stiamo portando avanti con il professor Zoccante dell'ospedale di Verona. È un progetto che ha già portato degli ottimi risultati con una prima sperimentazione, ma lo vogliamo ampliare. Lo vogliamo ampliare anche grazie a una particolare attenzione del Comune di Verona, della Regione Veneto, dove il problema è vissuto. È vissuto perché anche in quel caso, al di là della terapia, c'è una parte di inclusione, perché abbiamo riscontrato delle attivazioni, soprattutto nei ragazzi autistici, molto importanti e molto belle. Ma poi questo lo lasciamo ai professionisti. Però se devo dare un consiglio ai genitori, il cavallo potrebbe essere una bellissima soluzione per poter far vivere qualcosa di diverso, soprattutto vedere una risposta emotiva molto forte nei confronti del cavallo. Armando, ringraziandoti per questa intervista, ti chiedo un invito a venirvi a trovare per questa ripartenza in totale sicurezza. Allora, l'invito è quello di venire a vivere un'esperienza, non tanto a visitare una fiera, ma avere un'esperienza, perché ci sono tanti mondi che si incrociano e il crocevia vero del mondo del cavallo è Verona. Venire a Verona vuol dire conoscere istantaneamente questo mondo, poterlo vivere nell'immediato. Naturalmente le condizioni di visita sono sempre le medesime, quindi il Green Pass obbligatorio, la mascherina anche all'aperto e il distanziamento. Tenete conto che per il distanziamento abbiamo adoperato delle misure tali, cioè i due fine settimana ci consentono di lavorare in sicurezza per poter dare ai visitatori le giuste superfici, le giuste numeriche per non assembrarsi, per non essere messi in pericolo. Armando, grazie e alla prossima. Ciao. Ciao, grazie, alla prossima e ci vediamo a Verona.